Mi chiamo Giovanni Schinina, sono professore associato dell'Università di Catania e ho partecipato al gruppo del panel Il governo instabile. Il mio intervento riguarda il rapporto tra centro e periferia e la costruzione della maggioranza parlamentare. Allora, il mio contributo si concentra sul modo con cui il tema dell'accentramento e delle autonomie locali ha influenzato e condizionato il sistema politico dal 1861 al 1914. In particolare ho scomposto l'analisi su tre livelli. Un primo livello centrale riguarda il governo e il Parlamento, un livello intermedio che riguarda l'intreccio, l'incontro, scontro fra il sistema prefettizio, l'ordinamento prefettizio e gli enti locali, e un terzo livello che riguarda strettamente l'aspetto, l'elemento locale, quindi municipi, sindaci, notabilato locale, associazionismo. Quello che emerge è un quadro dei rapporti centro-periferia assai complesso, che comprende sia elementi di un centralismo forte, penso all'uso politico dei prefetti, lo scioglimento dei consigli comunali, ma anche elementi del cosiddetto centralismo debole. In breve emerge un quadro che possiamo dire rifiuta l'idea, l'immagine di un centro soffocatore delle autonomie locali, di un centro omogeneo, uniforme che soffoca tutte le autonomie locali. Da questa analisi io ho in conclusione del mio paper tratto anche un'ipotesi di periodizzazione del sistema politico, sempre basato sui rapporti tra centro e periferia, e che non corrisponde per forza allo schema tradizionale destra-sinistra storica e del trasformismo. Ci sono elementi di continuità e di discontinuità in questo lungo periodo che va dal 1861 al 1914, in particolare alcuni elementi di continuità che possiamo citare sono il nesso sempre presente fra politica e amministrazione, e il cosiddetto circolo vizioso, cioè questo sistema basato sugli scambi, sui compromessi, sulle mediazioni a tutti i livelli, e il concetto di partito della maggioranza che ovviamente occupa tutto lo spazio e che trova ad esempio nei consigli provinciali un forte elemento di stabilità e di continuità. Poi ci sono elementi di dinamismo e discontinuità. Questo è l'elemento che mi ha permesso di realizzare una periodizzazione diversa da quelle tradizionali, ma anche da quella proposta dal collega Rossi, e che individua negli anni '80 il decennio di svolta, soprattutto grazie alla dimensione municipale. I due elementi chiave di questa svolta sono, a mio parere, la legge Crispina Comunale del 1888, che, come è noto, allarga il suffragio amministrativo e introduce l'elettività dei sindaci, questa deve essere completata qualche anno dopo. E l'altro elemento riguarda la maturazione organizzativa e politica della società locale, l'associazionismo delle società operaie, della società di mutuo soccorso, ad esempio nel periodo della crisi agraria. Sempre in ambito locale possiamo registrare anche una tendenza alla competizione, diremmo, bipolare, che progressivamente, questo poi si realizzerà soprattutto in età giolittiana, prevede da un lato una tendenza alla costruzione di blocchi di orientamento liberal democratico, i blocchi popolari, i blocchi democratici, e dall'altro lato una tendenza diciamo liberal conservatrice che passa anche attraverso il clerico moderatismo e poi il nazionalismo. In breve possiamo sintetizzare, c'è un'onda lunga dell'89, che è l'anno in cui si svolgono queste prime elezioni amministrative con il nuovo sistema, che favoriscono un notevole ricambio delle maggioranze locali e il protagonismo di radicali socialisti e cattolici. È un'onda lunga che investirà dapprima i capoluoghi, le città più grandi, ma poi investirà anche centri medi e piccoli, e questo, come dicevo prima, verrà poi soprattutto nell'età giudiziaria e anche non solo nell'Italia settentrionale, ma anche nell'Italia meridionale.
In estrema sintesi, allora, dal rapporto centro-periferia possiamo dire che il sistema politico trae due modelli, uno diciamo di una prima lunga fase che si basa sul condizionamento localistico, su quello che abbiamo definito circolo vizioso e anche il trasformismo, e poi una seconda fase in cui la tendenza bipolare, di cui parlavo poco fa, comincia ad affermarsi a livello municipale. Attenzione, questo però non si realizzerà sul piano parlamentare, tendenze quindi trasformistiche o di centro che continuano ad essere presenti anche in età giolittiana, e questo squilibrio è uno dei motivi fondamentali per cui in fondo la classe liberale dopo la prima guerra mondiale perderà il potere a vantaggio da un lato elettorale, dal lato elettorale di socialisti e cattolici, e dall'altro lato con l'irrompere della reazione fascista.